Ernesto, ora facciamo le empanadas di Pasqualina. Quindi, in onore alle tue origini, siamo andati a riprendere un piatto della tradizione ligure, quindi la torta pasqualina fatta per Pasqua, avvolta con 33 sfoglie, in chiave moderna con le empanadas. Quindi partiamo con gli ingredienti. Bietole stufate insieme a cipolle e funghi secchi. Li mettiamo all'interno di una ciotola. Sì. Acuniamo questo ingrediente. Si chiama questo? Forza, ti viene, bene? È un formaggio di Loupre. Quindi, una cagliata ligure leggermente acida. Ok. Dopodiché un po' di parmigiano. Te lo stavi dimenticando, chef. Meno male che sono il suggeritore qua. Vai. Okay. E andiamo ad amalgamare. Un goccino di pepe. Vado io? Vai. Perfetto. Dopodiché, adesso andiamo a farcire. Come la facciamo? La facciamo con il composto che abbiamo creato. Prendiamo questa sfoglia e andiamo a mettere il composto qua al centro. Quindi prendi un bel cucchiaio. Ormai vai. Prego. Con la destra non puoi fare, ma sbagli. Ok, lo allarghiamo un po' perché ora c'è il difficile, caro mio. Cioè, pensavi fosse finita. No, adesso bisogna fare l'impasto. Pensavi. Invece. Adesso facciamo una roba. Mettiamo l'uovo. La pasqualina ci va l'uovo, top. Lo mettiamo dentro. Solo il tuorlo, però, perché pensavi. No, lo so fare, Vai. Vai. Ecco, ne ho messe tre perché ho detto. Tanto il tuorlo. Sbaglia una, c'ho le altre due. Hai capito qual è il tuorlo? Tuorlo è quello bianco, no? Sì, quello certo, bianco. Vado, Guarda come lo faccio. Questo lo so fare. Riprendi le altre uova. Riprendi bene. Cinci. Ma pensavo meglio, dico la verità. Però. È colpa dell'uovo, no? L'uovo è fresco? Freschissimo. Ok. Appena munto. Guarda, non male, dai. Si è rotto un po'. Dai. Facciamo, dai. Via. Porco cane. Bocciato. È presunzione. Vai. Ora sì. Visto, guarda un po', perfetto. Sì, aspetta. Non fa il tiramisù a casa. Guarda. Perfetto, lo mettiamo al centro. Voilà. Opla. Madonna. Bravissimo. In Sicilia fate il cannolo siciliano o le empanadas? No, guarda, in Sicilia cannolo siciliano, però a casa mia le empanadas, perché mia mamma è argentina, quindi adesso capisco il tuo, perché Antonio non aveva capito bene, non sapeva collegamento, il nesso è al Sud America. Bravissimo. Ora la chiudiamo. Complimenti a voi. Bocca al lupo, bravi. La chiudiamo. Bella piena, questa empanada. Bella pienotta. Questa non si rompe poi, chef? No. Ok. Speriamo. Hai fatta tu. No, l'ha riempita tu, l'ho visto. Quindi dopo andiamo a tagliarla e poi adesso andiamo a fargli tutti i riccioli. Andiamo a ricciare, quindi gli diamo un po', l'allunghiamo e andiamo a fare la cornicetta. La vuoi far tu la cornicetta? Facciamo fare qualcosa anche a Antonio, dai. Vai, andiamo a, guarda, devi arricciare all'interno, vedi? Vuoi provare? Vai Anto. Promosso, no? Male, chef? No, è perfetto, guarda che è la prima volta che l'ha fatta. Un po'... Sì. Perché l'avete fatta male, ecco perché... È partita male, partita male. Finita peggio. Gli diamo un po' di forma, poi le andiamo a friggere. Leggera. La puoi friggere tu? Samu. Chiamiamo Samu e Samu la frigge. La frigge Samu. Vai Samu, prendila, mettila in friggitrice. E voilà. Eccola pronta, Samu, l'hai fritta? Fritta, sì. Top. Perfetta, cosa Perfetto. Dici? Guarda che cornicetta che ha fatto Antonio. Bravo, Anto. Mi va bene, dai. Taglia la vado io? Sì. Vediamo se il tuorlo è cotto. Perfetta. Cotta. Voilà. Quindi l'antipasto l'abbiamo preparato. Cos'è? È empanadas. Di Pasqualina. Perfetto, facile. Perfetto. Quindi l'antipasto della box sarà empanadas di Pasqualina.